con Andrea Martina, eccoci, con Luca Caprara per parlare di cinema. Concentriamoci sulle uscite della settimana, partendo dalla più importante in assoluto, che esce tra l'altro in contemporanea. No, immagino. No, è già uscita negli Stati Uniti. Ah, è già uscita negli Stati, sì, Uniti. Ah, ok. Tra l'altro dovremmo dare dei numeri. Ah, ok, quindi già... possono essere anche discreti. Quindi è uscita con una settimana d'anticipo. È uscita con una settimana d'anticipo. Da noi c'è questa grande sfida per il film Toy Story 4, di uscire forse nel mese più debole per quanto riguarda la sala cinematografica. Vedremo se funzionerà. Intanto la curiosità era quella di vedere se un'operazione che all'inizio destava anche parecchie perplessità anche rispetto a tutti coloro come noi amiamo la Pixar, tutti i loro lavori, certo, perché Toy Story 3 era la perfetta chiusura di una trilogia, era un film malinconico, quello agrodolce, addirittura portava a piangere, ma era perfetto. Come poter riaprire uno squarcio su una chiusura così perfetta non era facile. L'intuizione è quella di portare un po' il dato femminile ad essere il dato principale. Quello che era Andy una volta, che ora è al college, è Bonnie, una ragazzina che ha in eredità i giochi, sì, quindi Woody, Buzz e tutti gli altri, e che è in un momento decisamente delicato della sua crescita perché è in attesa del primo giorno di scuola. Allora Woody, per starle vicino, salta nello zaino e quindi per darle un po' una mano. Il problema è che Bonnie non è che ami troppo Woody, appena può lo lascia lì nell'armadio, non ci gioca, perché lei gioca con un cucchiaino, una forchettina di plastica che si chiama Forky, con uno spago e dei bastoncini. Ha creato una sorta di giocattolo fittizio, ma è quello. Il problema è tutto la dinamica esistenziale di Forky, perché ovviamente non si sente un giocattolo, non certo, sa chi è, vorrebbe addirittura diciamo fuggire via, certo, e Woody si prende a cuore questo problema, perché Woody si prende a cuore un po' tutti, è vero. E quindi il percorso del film, adesso non voglio raccontarvi troppo, è anche Woody che cerca di inseguire il nostro Forky, che cerca di allontanarsi da Bonnie, cercando di fargli capire quanto si possa essere importanti, per quanto si possa sentire in realtà una piccola cosa, un piccolo ciglio nel mondo, se si ha l'amore di un bambino o di una bambina, okay, che è un po' il tema del film, certo, ed è un film che non ha le vette degli altri, non ha il dato action, non aveva l'intuizione che stava dietro al primo episodio, non ha il dato action del secondo, non ha questa malinconia diffusa che aveva il terzo, però ragazzi, quando parliamo di un film Pixar... parliamo sempre di un film. Non ne hanno ancora sbagliato uno. Non ne hanno ancora sbagliato uno, e cominciano ad essere svariate decine i film che hanno realizzato. Sì. Diciamo che, se ho capito bene, la grande sfida, almeno per il mercato italiano, questa volta è uscire a fine giugno. E cioè vedere se anche così il film, come tutti i precedenti, riesce a funzionare bene. A fine giugno, con un quarto episodio, è una bella sfida, però vediamo. Se dovessero vincerla, sarebbe solo meritato. L'apoteosi. Sì, sì. Toy Story 4, il film di gran lunga più importante, no? Dal punto di vista mediatico e del numero di copie che troverete in giro in Italia, a partire, Luca, da questa sera. Toy Story è uscito già ieri sera. Ah, è uscito già ieri. Ok, quindi già da una giornata in circolazione. L'altra pellicola di cui ci parli è Nureyev The White Crow. E qua siamo all'interno di un filone, di un genere che sta sempre prendendo più piede, cioè quello delle biografie. Già vi dice tutto il titolo, è la storia di Rudolf Nureyev. Come spesso accade, però, non si va in modo pedisseco a raccontare la vita di una grande figura, partendo dall'infanzia, eccetera, ma ci si concentra su un episodio che poi diventa caratterizzante, magari anche attraverso i flashback, caratterizzante però di quel personaggio. L'episodio è ciò che accade durante una tournée di Nureyev in Francia, a Parigi. Siamo nel 1961, lui vuole scoprire un po' la realtà occidentale, aprirsi all'Occidente, ma contestualizzate il tutto a quel periodo. Viene pedinato dal KGB, perché ovviamente Nureyev comincia ad essere una figura di spicco. Lui però ha già preso lezioni di inglese, quindi riesce a interagire un po' con gli altri ballerini, con il mondo occidentale, entra in contatto con una donna che è una sua grande fan, interpretata da Adele Exarchopoulos, quella della vita, sì, di Adele, e con altre persone. È un ballerino assolutamente al di là delle regole, fuori dalle regole, e la cosa insospettisce il KGB, tant'è che gli vieta di andare a Londra,
E non volendo raccontarvi troppo, però insomma chissà un po' la vicenda e la vita di Nureyev sa cosa è successo, però in realtà è proprio il grande elogio di quest'uomo e anche della sua capacità di rompere le regole, di rompere gli schemi. E non solo ballando, diciamo. E non solo ballando, film diretto da un grandissimo attore che si ritaglia un ruolo che è quello del mentore di Nureyev, che è un invece interpretato da un ballerino, Oleg Ivenko. Beh certo, non puoi farlo fare a uno che non fa il ballerino. No, il mentore Alexander Pushkin è interpretato da Ralph Fiennes. Quindi è lui il regista del film. Okay. Qua c'è un'annotazione che vi dice uno che amerebbe vedere i film in originale con i sottotitoli sempre. Abbiamo il doppiaggio, va benissimo. In realtà la gran parte del film è anche parlata in russo. E c'è tutto questo lavoro sulle lingue tra russo, francese e inglese. E il nostro Ralph Fiennes, siccome è anche... russo, certo. Per forza, se fa il suo mentore, accidenti, certo. Ragazzi, recita in russo. Cavolo, sì. Ti dirò. Ralph Fiennes, per anni considerato il fratello scarso, no? No, Ralph Fiennes è quello... Joseph. È l'altro, Ok, no, Ralph è quello di Schindler's List. Certo, è lui. No, allora è quello bravo, a posto. Ragazzi, è quello bravo. È quello di Strange Days, sì. Ricordiamo. No, Joseph Fiennes è quello di Shakespeare in Love. Ok, quello scarso, sì, ok, bravissimo. Ci siamo. Bravissimo. Però ha già fatto il regista Ralph Fiennes, no? Sì. The Invisible Woman, che è un film sottovalutato che lui ha fatto. Lo ha già fatto qua, insomma... entra in una dimensione anche abbastanza importante. Diamo anche la spiegazione di quel sottotitolo, che è The White Crow, sì. Il corvo bianco, perché ovviamente l'immaginario del corvo ci porta a pensare che i corvi siano tutti neri, sì. Quando uno prende le distanze dagli altri e si, diciamo, eccelle rispetto agli altri, diventa appunto un corvo The bianco. The White Crow. Sì. Facciamo, Luca, il punto della situazione a livello di incassi. Allora, per quanto riguarda l'Italia, ovviamente le cifre, vedrete, sono molto molto basse. Contenute, però rispetto allo stesso anno, weekend dello scorso, sì, anno, sì. Più 3%. Beh, quindi forse un paio di cinema in più hanno messo l'aria condizionata ed è stata la svolta. È una buona soluzione, sì. Oppure conteggiano anche i cinema all'aperto, che invece funzionano sempre benissimo. Sì. Sono aumentati, sperando che diventino sempre di più. Prima posizione in Italia per Arrivederci Professore, quindi Buongiorno Depp. Ah, sì. Con 515.000 euro di incasso. Secondo posto per Pets 2 Vita d'animali, altri 470.000 euro e un incasso totale di 2.800.000. Non benissimo, il film uscito in bassa stagione. Terzo posto per Aladdin, che quindi si mantiene bello stabile da noi, con 370.000 euro nel weekend e in totale quasi 15 milioni di euro. È stato un grande successo Aladdin, sì, anche in Italia, sì, senza 800 milioni in tutto il mondo, sempre quota Disney. Certo. A proposito di quota Disney, chiudiamo il cerchio con quello che vi abbiamo anticipato quando parlammo di Toy Story 4, che sì, era già uscito in America. Sì. Ebbene, primo weekend, 118 milioni di dollari. Mamma ragazzi, mia. Sopra il centello nel primo weekend, benissimo, non bene, benissimo. Poi un buon esordio per La bambola assassina, 14 milioni di dollari, calcolate che il costo del film è giusto 5, la bambola. Certo. Quindi giusto un po'. Ne sono servite svariate copie per fare il film, sì, però sono tolte quelle, tolto le spese quelle, sono finite. Sono quelle, e quindi è già in attivo. Certo. Terza posizione per Aladdin, altri 12 milioni di dollari. Quanto e qua siamo? Siamo a 2,97. Ok. Bella storia. Vedremo la prossima settimana, sarà molto interessante vedere come impatta Toy Story 4 vediamo. In Italia. Se va sopra il milione, secondo me già sarebbe un... Ma sì. Sì, sicuro. Assolutamente. È un attimo. Anche grazie a noi abbiamo, ragazzi, siamo alla fine. Grazie Luca. Grazie a voi. Ci vediamo grazie la prossima mille, Luca, settimana. Grazie.